Ciao a tutti, benvenuti a questa prima puntata, si spera, di video ricette per Slow Cooker Italia. Io infatti una cosa penso e mille ne faccio, questa volta mi sono inventato di provare a fare video ricette. Di video ricette di Slow Cooker ce ne sono poche in giro, tutti fanno ricette ormai di qualsiasi tipo, perché non provare e iniziare a fare qualcosa anche con la smossa Slow Cooker. Come prima ricetta io consiglio sempre di fare il ragù, infatti qua è già finito, non immaginate neanche lontanamente il profumo che c'è nella casa, tutti sono qua come avvoltoi pronti a mangiare e quindi vedremo a breve questo ragù come viene fatto. Solo una postilla, questo ragù non è un ragù della tradizione, quindi non sarà un ragù alla genovese, non sarà un ragù alla bolognese, è un ragù che faccio io. Il ragù ovviamente questa è una base su cui poi potete fare le vostre ricette della tradizione. Quindi, in questo caso direi bando alle ciance, vi faccio vedere come ho fatto. Ciao, a dopo! Bene, eccoci qua e prima di iniziare a parlare della ricetta voglio presentare della mia spalla lo chef Lorenzo. Ciao, sono Lorenzo! E quindi adesso cominciamo a parlare della ricetta del ragù tradizionale casa Sizia. Abbiamo fatto un battuto di soffritto, io uso dei soffritti già preparati prima e congelati. Poi abbiamo tolto la salsiccia dal budello e l'abbiamo unita in padella insieme alla carne trita. In questo modo la facciamo un po' rosolare. La condiamo, in questo caso, con della salamoia bolognese, soprattutto perché avevo in casa quella, quindi l'ho usato quella, e la salamoia bolognese non è altro che del sale aromatizzato con delle spezie. E poi il tocco, quello che mi ha passato mia mamma e nonna di Lorenzo, è quello di usare della grappa che dà un gustino un po' più selvatico al ragù. E direi che Lorenzo ha sempre apprezzato questo ragù, vero? Sì, è buonissimo! Esatto, e guardate anche lì la grappa che facciamo poi evaporare lentamente. Ovviamente in padella cerchiamo di fare tutto con fuoco molto basso, medio-basso. E poi, infine, mettiamo il vino rosso. Se possibile evitate di metterlo direttamente nella frigo per evitare lo shock termico. Mettendo il vino rosso poi lo facciamo asciugare per bene, facciamo quella cosiddetta brasatura in modo da sia dare il gusto alla carne e la carne dia tutta l'acqua possibile, perché tanto la slow cooker comunque poi diciamo non fa evaporare i liquidi e quindi cerchiamo di contenere i liquidi. E poi usiamo i pinoli perché noi genovesi non siamo delle pigne secche, non siamo così avidi e quando abbiamo ospiti vogliamo sempre fare bella figura e usiamo i pinoli, ne usiamo anche tanti, quindi non state parchi di pinoli. E poi qua abbiamo finalmente il nostro aiutante che ci aiuta a sistemare la slow cooker. Vuoi raccontare qualcosa? Sì, praticamente io metto Le costolette con passione, perché io sono appassionato come di cucina e quindi mi piace mettere la carne. Esatto, mettiamo tutta la carne, le costolette, la carne dentro la slow cooker e poi cosa mettiamo ancora? Il sugo. Il sugo che lo metto io. Eccolo qua, tanto però te lo apro io perché ancora ti mancano ancora un po' di pasta asciutte. Ecco, versiamo il sugo, di solito servono una bottiglia e qualcosa, perché io copro tutta la carne con il sugo e poi metto ancora un pochettino, un dito di sugo, copro la carne ancora con un dito in più. In questo modo sono sicuro che tutta la carne si cuocia per bene. E infine cosa mettiamo, Chef Lorenzo? Il pomodoro concentrato! Esatto, il pomodoro concentrato in questo caso serve per dare un pochino più di sapore al ragù, tenendo presente che possiamo salare il ragù anche a fine cottura. In questo caso pietanze come salse, ragù, minestre, abbiamo anche questo jolly da giocare e quindi possiamo stare più parchi di sale all'inizio senza fare delle cose troppo saporite e quindi poi poter salare a nostro piacimento alla fine. E qui Lorenzo sta finendo di sistemare la salsa, come detto prima, aggiungendone un dito sopra la carne. Ora giriamo un pochettino,
cerchiamo di livellare il tutto, ecco il famoso pomodoro concentrato, e poi aggiungo ancora un pochettino di sale. E Lorenzo, vuoi dire ancora qualcosa? Sì, finalmente abbiamo finito. Sì, abbiamo finito, ma adesso bisogna cuocerlo ancora per 9 ore ad alta temperatura. 9 ore? Ma io ho fame adesso! 9 ore. Magari ti facciamo un toast nel frattempo, ok? Ok. Sì, la cosa buona della slow cooker è quella che lei cucina per noi, ma diciamo con l'unico svantaggio che comunque bisogna aspettare comunque delle ore perché il piatto è pronto. Ovvio, queste cose, questi piatti qua vanno preparati in anticipo e organizzati bene con i vostri figli se hanno fame. Ho preparato tutto, accendiamo la nostra slow cooker a 9 ore ad alta temperatura. Io vi consiglio, se è la prima volta che fate il ragù, controllate comunque magari verso le 8 ore la cottura, perché ovviamente ogni slow cooker, ogni modello, ogni marca ha un po' le sue caratteristiche. Io ho visto che con la mia 9 ore riesco a cuocere e a fare un ottimo ragù, quindi ci vediamo tra 9 ore. Ecco qua, le 9 ore sono passate, adesso vediamo come è venuto il nostro ragù. Il cameraman si sposti. Ecco qua, guardate che spettacolo. Perfetto, la carne si è sfilacciata delle costolette. Ecco qua, come fatto nella pentola di croce. Allora, io adesso sto preparando anche i ravioli, sto cuocendo anche i ravioli per una serata un po' alternativa. Vi auguro adesso buona cena, buon pranzo, buon appetito. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a Slow Cooker Italia. E come si dice in questi casi, seguitemi per altre ricette. Ciao, alla prossima!